Guarda già che roba. Un quarto d'ora di macchina da Varese, sali e ti ritrovi nel Klondike, ti ritrovi in Canada. E d'altronde, così come sali per arrivare a vedere la Madonna del Sacro Monte, così allo stesso modo sali se vuoi arrivare ad ammirare le stelle qui nell'osservatorio di Campo dei Fiori. Siamo in vetta al Monte Campo dei Fiori, è il punto più importante del parco regionale. 1200 metri, sono le prealpi lombarde. Nascono quando i due continenti si scontrano e le Alpi si formano con le prealpi, come, non so, come se noi facciamo un esempio con i bambini. Prendi un pezzo di carta, lo stropicci, fai così, quando lo lasci andare, quelle lì sono le Alpi. Quando uno arriva sul lago di Varese, vede lì che si staglia questa bellezza ed è la nostra montagna, il nostro parco. Tanto è vero che chi ha fatto il simbolo del parco, che è uno scultore, un pittore, Vicentini, Giorgio, ha proprio raffigurato nel nostro logo la sagoma, la forma di un vecchio che si sdraia e che appoggia la testa sul braccio, sul gomito e guarda le montagne, guarda le Alpi, che è lo spettacolo che poi da qui si gode. Nottetempo, isolati piovaschi, temperature in diminuzione. Com'è la vita del dio dell'Olimpo, della meteorologia? Ci basiamo su quelli che sono i dati raccolti da sensori scientifici posti lungo il territorio e anche satelliti, carte, diagrammi, eccetera. E poi si fa una sintesi di questi dati per riuscire ad ottenere una maggiore precisione di quello che può essere lo sviluppo della situazione meteorologica nei prossimi giorni. L'esperienza qua è prima di tutto un'esperienza sensoriale. Ci troviamo appena a 1220 metri di altitudine rispetto al mare, ma è a pochi chilometri di distanza da Varese, ma sembra un universo completamente diverso, sia durante il giorno, ma soprattutto quando cala la sera, dal tramonto in là, e le stelle incominciano a brillare. Tutti in uno stesso posto, tutti in una stessa sera. Cyberfall.